Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Nel video di oggi diamo spazio a tre notizie. Uno riguarda un video di uno strano oggetto che cade dal cielo lentamente nel mare indonesiano. Vedremo di analizzare questo video. Poi tratteremo anche degli oggetti non identificati del Pentagono, in quanto abbiamo altre dichiarazioni del 25 maggio da parte del portavoce della Casa Bianca, che sembrerebbero da queste dichiarazioni un po' fissati su un'invasione UFO. E infine tratteremo della notizia, o meglio della teoria, che in quest'ultimo periodo sembra rivalutarsi, e cioè il fatto che il virus in realtà sia sfuggito da un laboratorio cinese. Se siete interessati a questi argomenti, seguite il video fino in fondo e poi, come sempre, esponete i vostri pareri nei commenti. Partiamo subito da quello che ultimamente è diventata la notizia del momento, e quindi UFO. Le autorità statunitensi prendono molto sul serio le segnalazioni di oggetti volanti non identificati nello spazio aereo del paese e stanno indagando su ogni incidente di questo tipo, ha detto il 25 maggio la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Queste le sue affermazioni. Siamo molto seri riguardo alle segnalazioni di qualsiasi aereo che entra nel nostro spazio aereo, sia identificato che non identificato, e stiamo indagando su ciascuno di essi, ha detto ai giornalisti in un briefing la cui trascrizione è stata pubblicata sul sito web della Casa Bianca. Al segretario stampa è stato anche chiesto circa la disponibilità delle autorità statunitensi a pubblicare integralmente il rapporto sui presunti UFO attualmente in preparazione dall'ufficio del direttore dell'Intelligence Nazionale in collaborazione con il Pentagono. In risposta, Psaki ha sottolineato che il presidente degli Stati Uniti, John Biden, sostiene la preparazione di questo documento, ma quanto verrà pubblicato sarà deciso nell'ufficio del direttore dell'Intelligence Nazionale. La compilazione di questo rapporto, che dovrebbe riflettere tutto ciò che le autorità statunitensi sanno sugli oggetti volanti non identificati, è stata prevista dal budget adottato alla fine di dicembre dello scorso anno per l'anno fiscale 2021, per un totale di 2,3 trilioni di dollari. Il disegno di legge è stato preparato durante l'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump e insieme a un pacchetto di misure di stimolo economico che conteneva anche un requisito così insolito. Ha anche aggiunto che le autorità statunitensi, per una serie di ragioni, non discutono pubblicamente la minaccia che i presunti UFO possono rappresentare. Quindi, in poche parole, non ci vogliono dire niente. E questo fa capire le risatine di Biden, fatte in una conferenza stampa dopo che gli hanno chiesto un suo parere sulle dichiarazioni dell'ex presidente Obama, che confermava che le autorità statunitensi avevano fotografie di fenomeni aerei la cui natura, secondo lui, rimane ancora sconosciuta. Ma andiamo avanti con un altro argomento, anche perché questo tema su UFO è sempre in continua evoluzione. Adesso trattiamo quello che oramai ci sta assillando da più di un anno e che sembra ultimamente avere uno spiraglio, almeno per quanto riguarda i contagi. Vi sono pressioni degli Stati Uniti sulla Cina perché partecipi a inchiesta trasparente e completa. John Biden annuncia di aver chiesto all'intelligence americana di raddoppiare i propri sforzi per raccogliere e analizzare informazioni che ci possono portare ad una conclusione definitiva sull'origine del Covid. È quanto si legge in una dichiarazione del presidente diffusa dalla Casa Bianca, in cui si precisa che Biden ha chiesto la consegna entro 90 giorni di un rapporto che dovrà indicare anche ulteriori possibili direzioni di indagine con domande specifiche per la Cina. È stato chiesto inoltre alle agenzie di intelligence di collaborare con i laboratori nazionali e le altre agenzie e di tenere completamente informato il Congresso. Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con i partner in tutto il mondo per fare pressione affinché la Cina partecipi ad un'inchiesta piena e trasparente sull'origine del Covid, ha affermato ancora Biden nella sua dichiarazione, ribadendo la richiesta degli Stati Uniti per un'inchiesta internazionale basata sulle prove scientifiche e che fornisca accesso a tutti i dati e le prove rilevanti. Questo perché sembra che la pista di un esperimento andato male ha ripreso quota da qualche mese. Per quale ragione? La risposta è facile. Le missioni, le ricerche condotte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità non hanno dato esiti convincenti. Ricordiamo che nel maggio del 2020 l'OMS ha promosso uno studio congiunto con gli scienziati cinesi. Poi, nel febbraio del 2021, un team internazionale ha visitato Wuhan.
una missione giudicata poco più di una farsa dal Dipartimento di Stato americano, in realtà si è arrivata alla conclusione che non ci sono prove sufficienti né a sostegno che sia stata trasmessa dagli animali agli esseri umani, né che il virus si sia sviluppato nei laboratori di Wuhan. Negli Stati Uniti saltano fuori dossier rimasti segreti per mesi. Il 24 maggio il Wall Street Journal dà notizia di un report dell'intelligence americana che rivela come nel novembre del 2019 tre ricercatori dell'Institute of Virology di Wuhan si fossero ammalati contemporaneamente. I tre finirono in ospedale con sintomi compatibili sia al Covid-19 sia con l'influenza stagionale. In questi mesi, tra gli indiziati per una possibile fuga della SARS-CoV-2 dal laboratorio, c'è stata anche Shi Zhengli, la famosa Batwoman cinese, che per 15 anni ha fatto ricerche nelle grotte della provincia sud-occidentale dello Yunnan, infestata da pipistrelli. La virologa ha riferito di aver ricevuto una telefonata il 30 dicembre del 2019, mentre era a una conferenza a Shanghai. Era il direttore dell'Istituto di Prevenzione e Controllo delle Malattie Virali da Wuhan. Avevano trovato un nuovo coronavirus in due pazienti con polmonite. Shi Zhengli ha ammesso di aver subito avuto il dubbio atroce. Può essere venuto dal nostro laboratorio? Rientrato in città, accertò che non era possibile. Posso garantirlo sulla mia vita. È stato ipotizzato anche che le persone infette dai pipistrelli dello Yunnan abbiano portato il contagio a Wuhan. Nessun abitante di quella zona ha avuto il Covid-19. Così la teoria secondo cui il paziente zero viveva vicino alla zona mineraria di Dunguan nello Yunnan e poi ha viaggiato fino a Wuhan è falsa, ha concluso la scienziata. Ma sapremo mai la verità? Ma andiamo alla prossima notizia, o meglio video. Sono emerse immagini sconcertanti di un misterioso oggetto allungato con un'apparente scia di fumo che scende lentamente dal cielo prima di atterrare in mare. Lo strano incidente è stato registrato sulla spiaggia di Jangarra, nella provincia indonesiana dell'East Java. Nel video, che è diventato virale, si vede la forma cilindrica nera che galleggia dolcemente verso la superficie dell'acqua, poi sembra scomparire sott'acqua, mentre si ascoltano i presenti che cercano di trovare una spiegazione. Come previsto, il video ha provocato ogni tipo di reazione sui social network, con tutti i tipi di opinioni e commenti sull'origine del misterioso oggetto. C'erano molti che hanno assicurato che si trattava di un'astronave aliena che si schiantava, hanno persino menzionato il film del 2016 Arrival. Tale è stato il trambusto causato dal video che l'Agenzia Spaziale del Governo indonesiano ha deciso di indagare. La National Aeronautics and Space Institute ha detto di aver inviato una squadra sul posto per indagare sul misterioso incidente. Finora non sono stati in grado di dare una spiegazione definitiva. Tuttavia, per prevenire la diffusione di voci e teorie del complotto, hanno detto gli esperti che una possibile spiegazione era che si trattava di una specie di palloncino, notando che era troppo lento per essere un oggetto dallo spazio, ma questa spiegazione non ha convinto tutti. In effetti sembra un oggetto strano cadere dal cielo, ma come al solito lascio a voi i commenti. Concludendo, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, soprattutto di aver dato qualche notizia che normali organi di informazioni non dicono, o meglio, non evidenziano quanto dovrebbero. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.